Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata della nostra trasmissione completamente diversa dalle altre. Infatti siamo con gli amici dell'associazione sportiva Eden Boys di Statte, che ha compiuto i 30 anni della propria attività, e allora ci è sembrato opportuno valorizzare questa perla, questa eccellenza del nostro territorio, non solo per il fatto squisitamente sportivo, loro appunto presentano al loro interno istruttori di basket, di mini basket e di calcio, quindi chiaramente la formazione sportiva, ma soprattutto i valori che lo sport importa e comporta. Stiamo registrando questa puntata nella splendida location di Quis Ut Deus, la meravigliosa struttura ricettiva posta qui, situata in quel di Crispiano, provincia di Taranto. Vedete una struttura immersa nel verde, alle mie spalle una cascata artificiale, ve ne sarete resi conto ovviamente dal fruscio, dal rumore appunto dello scorrere dell'acqua. Cercheremo di capire come questa realtà ha avuto un così grande successo nei 30 anni della propria esistenza. Cercheremo di comprendere il rapporto tra gli istruttori e i ragazzi più piccoli, il rapporto con i genitori, i risultati che sono stati raggiunti e quelli che ovviamente si cercherà di conseguire. Chiederemo anche se ci sono delle piccole promesse, chissà, dei piccoli fuoriclasse. Vedete, i protagonisti sono loro nelle loro divise appunto ufficiali. Ci sono anche delle femminucce per quanto riguarda il mini basket. Andiamo a salutare i nostri ospiti. Gianni Protopapa, istruttore di calcio e responsabile del settore social. Giacomo Maggione, responsabile tecnico appunto del settore calcio. Alessandro Murianni, istruttore mini basket. Vincenzo Castiello, responsabile del settore mini basket, e Peppe Bullian, che è appunto istruttore di calcio. Poi ci intratterremo, faremo due chiacchiere con i più piccoli. Devo dire che sono disciplinati, non stanno facendo chiasso, sono attenti a seguire la nostra chiacchierata, anche perché loro sono i campioni del futuro. Partiamo subito da Gianni Protopapa, istruttore calcio e responsabile social. Brevemente, come è nata questa splendida avventura 30 anni fa? Proprio un po' sinteticamente le tappe. La società è nata da Lucchese Armando, detto Zio Armando per tutti. E il suo primo compito, il suo primo obiettivo è stato quello di creare un servizio per questa comunità, per la comunità statese. E nel corso degli anni non solo il signor Armando ha creato un servizio, ma anche una scuola calcio anche per i valori sia comportamentali che morali per i bambini, per poi diventare adulti. Nel corso di questi 30 anni la società ovviamente ha avuto alti e bassi, però abbiamo avuto dei ragazzi che comunque sono andati anche in società di eccellenza del territorio sia pugliese che nazionale, e questo è un fattore che importante certo, sì. Perché ovviamente rappresenta, come dire, un po' il biglietto da visita, certo, no, dell'associazione sportiva. Quindi 30 anni da quel lontano giorno, forse la più longeva o tra le più longeve delle, certo, associazioni del territorio. Certo, sì, sì. Infatti è una delle più longeve nel territorio tarantino, e per questo siamo, penso, tutti orgogliosi di questa società. Perfetto. Giacomo Maggione, lui è il responsabile tecnico. Beh, è un po' la figura guida, no? Sotto l'aspetto tecnico. Io lo conosco, Giacomo, ci conosciamo da 20 anni, forse anche di più, e spesso lo vedo, anzi molto spesso, così aggiornarsi sugli schemi, sulle tecniche, sulle tattiche, e non è semplice. Ecco, parliamo un po' di come approcciarsi con i più piccoli, perché poi, no, questi numeri, questi schemi che magari... queste tattiche che magari poi sono fredde di per sé, no? E poi devono essere
umanizzate, animate con i più piccoli? Buonasera a tutti. Vorrei puntualizzare subito una cosa, gli schema che diceva prima il signor Abate. Luigi, il signore Luigi, sta in cielo. Luigi, hai ragione, dato la lunga amicizia, hai ragionissimo. Non li faccio per i bambini, perché l'approccio per i bambini è proprio in termini di logo, di divertimento, di assemblare varie categorie di bambini, farli divertire in continuazione, cercare di non scontentare nessuno e nello stesso tempo insegnargli un po' di calcio, le basi si parla, gli schemi sono per i più grandicelli, non serve assolutamente a loro serve l'amalgama fra di loro, il socializzare, il rispettarsi, il rispettare le persone più grandi, tutte le componenti calcistiche, perché noi è proprio su quello che lavoriamo, su questi bambini che poi, come diceva Giovanni, sono il futuro della nostra società. Giacomo, è vero che nelle età più piccole come queste i ruoli non sono proprio ben definiti, perché poi noi vediamo i grandi campioni che magari si dice ecco, Buffon faceva l'attaccante, perfetto, poi è diventato portiere, esattamente, ecco, anche questo è un altro, diciamo, un'altra chicca, che su questa su queste fasce d'età non esiste ruolo. Ci sono bambini che un giorno gli piace giocare in porta e noi li facciamo giocare in porta, un altro giorno dice no mister, voglio giocare centravanti e lo facciamo giocare centravanti, perché il nostro compito, ripeto e lo ribadisco, è quello di farli divertire. Re. Benissimo. E dal calcio al mini basket, perché appunto è un'associazione sportiva, e siamo con Alessandro Murianni, istruttore di mini basket. Vediamo tante femminucce anche tra i bambini, tra i maschietti. Quanti anni fa è nata questa attività del mini basket? Perché ecco, forse sull'argomento Vincenzo Castiello, che è il responsabile, poi magari ritorneremo da Alessandro Murianni per gli aspetti più tecnici. Allora andiamo per salto da Vincenzo Castiello, ecco, piccolo Riccardo. Piccolo, ci stai contando, però con la tua bellissima voce, dolcissima voce, poi non riusciamo a sentire. Allora, dicevo, Vincenzo Castiello, responsabile settore mini basket, ecco come si è evoluta, no? questa scuola, questa preparazione di mini basket, perché chiaramente l'associazione è nata, credo, è nata originariamente come realtà calcistica, poi ha avuto questa... 25esimo anno di vita, ecco, come è nata e come si sta evolvendo? Con la passione di due amici, Castiello Vincenzo, io e Damiano Cecere, ci siamo incontrati e abbiamo deciso di creare di nuovo la pallacanestro a Statte, perché comunque a Statte la pallacanestro erano da un decennio che era ormai sparita, non esisteva più come sport sul territorio. Grazie alla passione di due amici abbiamo creato questo progetto di rinascita del mini basket a Statte. Grazie a un investimento non di denaro, ma più che altro di impegno e voglia, attraverso progetti scolastici, manifestazioni sportive sul territorio per la promozione di questo sport, che comunque non è facile vedere in TV. Noi, diciamo, siamo molto, si dice che è uno sport di nicchia il basket, però invece no, diciamo, beh, no, è abbastanza diffuso adesso, che in questi ultimi anni si sta diffondendo abbastanza bene. Pensiamo a quello che succede negli USA, diciamo, dove lo sport principale insieme al baseball è il basket, diciamo, no? In questi anni, grazie proprio allo sforzo, all'impegno che ci stiamo mettendo, abbiamo raccolto veramente un grande movimento di basket a Statte. Infatti anche noi non ci aspettavamo questa grande affluenza di ragazzi, diciamo, la società si sta impegnando sempre più a creare le giuste alternative per il territorio statese. Infatti comunque la società è ricca di istruttori qualificati della Federazione Italiana Pallacanestro. Proprio quest'anno forse saremo uno degli unici centri mini basket dove avremo 6 istruttori qualificati. Okay.
per svolgere le varie attività e i vari campionati. Ritorniamo da Alessandro Muriani, che è appunto istruttore di mini basket. Allora Muriani, come si svolge la formazione, la preparazione dei più piccoli? E poi mi viene sempre una domanda, ma nel basket si dice tanto, no? Può essere un luogo comune, l'altezza quanto conta? Buonasera, l'altezza conta tanto, ma può anche contare poco. Comunque ci sono anche dei buoni play da 1,80 m, 1,85 m, che comunque diciamo bisogna, a livello dipende dalle categorie e dall'età, l'altezza e tutto. Però diciamo che per quello che facciamo noi, nel senso del mini basket, diciamo che tutti i bambini sono tutti trattati diciamo nel ugual modo, e quindi diciamo tutti quanti giocano allo stesso modo, è un gioco sport, e quindi si gioca tutti quanti in ugual modo, a chi è più alto e chi è più basso. Ormai non ci sono più diciamo fino a un certo punto i ruoli anche diciamo nel basket, come diceva prima anche lui, nel calcio diciamo che più avanti magari in genere si vede il bambino, il più piccolo, e si sa, dice, il primo sport, no? Lo sport più diffuso in teoria è il calcio, però vediamo che c'è un grosso orientamento verso il basket. Sì, verso il basket stiamo venendo, come ha detto prima Vincenzo, abbiamo una grande affluenza di bambini, perché comunque da noi vengono molto, sì, c'è il basket di mezzo, però vengono molto perché si vengono anche a divertire, a socializzare tra di loro. Per noi tutti loro sono tutti dei campioni, diciamo che non c'è un fenomeno particolare magari individuale, per noi sono tutti uguali, tutti i bambini sono tutti dei futuri, delle future promesse, sono tutte delle promesse. E poi l'importante, io penso, avendo a che fare ovviamente con i bambini, bisogna divertirsi, cioè bisogna far sì che i bambini si divertano, crescano e che non subiscano la pressione, perché poi la pressione, lo stress negativo, già la vita purtroppo ci sottopone a pesanti pressioni. Poi i bambini devono seguire il loro iter formativo, la loro crescita, il loro percorso di vita, e noi non dobbiamo, ovviamente voi siete i primi così artefici, non dobbiamo creare dei soldatini, ma dobbiamo lasciare l'estro, la spontaneità. Certo, poi in più ci sono anche i genitori che comunque seguono tutti i propri figli, quindi c'è anche, diciamo che si è formata una bella famiglia arricchita, diciamo, di tante persone comunque che ci danno anche una mano nelle trasferte, in tutto, cioè ci seguono i figli e seguono anche la società. Peppe Bullian, istruttore di calcio. Parliamo un po' del rapporto che magari si crea tra genitori ed istruttori, perché oggi assistiamo, non è il caso vostro grazie a Dio, ma ci sono stati degli episodi di cronaca nazionale in cui forse erano più grandicelli, però noi vedevamo genitori che si scagliavano contro gli arbitri, che si scagliavano contro l'allenatore, e perché hai fatto giocare quello, e perché l'hai messo lì, e perché l'hai fatto entrare, perché così e perché colì, creando ovviamente un modello estremamente negativo. Ovviamente qui stiamo parlando di bambini più piccoli, di famiglie che grazie a Dio hanno una loro apertura mentale, una propria maturità, per cui grazie al cielo non si scade in situazioni davvero diseducative, perché poi io dico che un genitore che scende a quelle bassezze, consentitemelo, è anche un cattivo genitore, no? Al di là del fattore sportivo. Ma dico, anche, ecco, importante il rapporto con i genitori, perché poi oltre il calcio o il basket, nella fattispecie il calcio, c'è la scuola, quindi contemperare un po' le esigenze. Fortunatamente non abbiamo avuto grossi problemi rispetto a tante altre notizie che si sentono in giro. Devi alzare la voce, anche perché siamo in presenza di questa fantastica cascata. Io all'inizio della registrazione ho chiesto che venisse spenta. Si sta spegnendo, però ovviamente per esaurire va molto rilento. Il flusso ce ne vuole. Quindi dicevo, devi alzare un po' la voce. Dicevo, fortunatamente noi non abbiamo avuto grossi problemi quest'anno in società rispetto a tante altre notizie che si sentono in giro. Naturalmente dobbiamo lavorare anche con i genitori, magari facendo qualche riunione,
e dicendo che i bambini devono essere lasciati in pace, dove si devono assolutamente divertire, perché devono tornare a casa con il sorriso, senza la pressione dietro, senza magari dire, senza grida eccetera come si sentono in giro. Loro si devono solamente divertire. Poi malgrado vada, ci sono determinate questioni che si andranno a risolvere, però noi cercheremo di fare delle riunioni in modo tale da uscire tutte queste problematiche se ci sono, però fortunatamente noi non le abbiamo. No, ma infatti, ed è meglio così in questa società. Per il resto si devono solamente divertire. Anche perché oggi il calcio, quello che purtroppo presenta cifre paurose, patologiche, crea delle mostruosità, perché poi ognuno ambisce che il figlio diventi Messi o Neymar. È un po' come per i talent, no? I talent lo vedete nella musica, nel ballo, nella danza, e tutti devono essere i vari vincitori dei talent, i vari eredi di Emma Marrone e degli altri. Sì. E poi chiaramente si crea ovviamente un'attesa, un'aspettativa diseducativa. Bene, abbiamo... Prego. Lo dico, molti pensano che i propri figli siano tipo Messi, no? Appunto. Cioè, ma infatti, invece, scusami Peppe se ti sto interrompendo. No, figurati. La prima invece cosa che noi chiediamo ai genitori quando portano i loro figli è questo: tu credi di avere sotto mano un figlio che possa esplodere nel calcio? Sì, hai sbagliato a scuola. Sì, infatti, perché si creano queste... No, ve lo diciamo proprio a priori: hai sbagliato scuola calcio. Certo, vai magari da chi ti illude, da chi... Vai da un'altra parte, perché qui noi non abbiamo di queste aspettative. Certo. Allora, termina qui questa prima parte. Rientreremo ovviamente per la seconda e la terza. Voglio mandare però delle interviste e dei servizi che noi abbiamo realizzato a giugno, se non ricordo male, in occasione proprio della festa, del compleanno, diciamo, dei 30 anni. Una bellissima manifestazione, noi siamo venuti, l'abbiamo già diffusa sui social, però ora vogliamo anche che questo dibattito, un parolone. Questa chiacchierata tra amici, come dire, si arricchisca di questi contributi filmati che abbiamo realizzato a giugno. Quindi queste interviste, queste pillole che chiamammo lo sportello dello sportivo più che del cittadino, e andiamo in pubblicità. Al rientro saremo di nuovo con l'AS Eden Boys Stat, e ringraziamo ovviamente la meravigliosa struttura che ci ospita qui su Tdeus. Devo dire che stasera siamo stati fortunati, perché appena siamo arrivati qualche piccola goccia voleva attentare alla nostra chiacchierata. C'eravamo un po' così abbattuti, però grazie a Dio dopo 5 minuti è tornato il sereno e quindi possiamo gustarci questa chiacchierata. Pubblicità. Giacomo Maggione, responsabile tecnico della scuola calcio dell'ASD Eden Boys. Beh, con te Giacomo vogliamo in questa occasione per i 30 anni così fare un discorso più ampio, cioè cercare di comprendere come insegnare ai bambini la tecnica ma anche i valori sportivi. Non è semplice, perché ovviamente parliamo di realtà in piena formazione, in crescita continua. Certamente quello che hai appena detto, hai proprio centrato l'obiettivo. Per quanto concerne la tecnica calcistica, partiamo dai fondamenti proprio, perché insegnare altro non è assurdo, non serve. E poi la cosa più importante che noi stiamo approfondendo è proprio la formazione caratteriale dei bambini, lo stare insieme. Senso proprio del socializzare. Il socializzare, perché abbiamo varie realtà, varie famiglie, una diversa dall'altra, come d'altronde in tutti i paesi di questo mondo. E essendo un paese questo, è più visibile questa realtà. E quindi abbiamo il bambino che abbiamo realtà difficili in casa, con il bambino che invece non gli manca nulla, e quindi cerchiamo di assemblare e farli stare insieme in sintonia fra loro. E col tuo occhio tecnico, anche se è prematuro parlarne, intravedi
qualche star futura, uno magari così sente l'odore, dice questo se tutto va bene potrebbe sfondare. Allora, più tardi ci sarà la premiazione appunto di 2-3 bambini che secondo noi quest'anno si sono distinti in confronto agli altri, ma non solo sul lato, perché l'esame non è stato fatto, come dicevo prima, solo sul lato tattico o tecnico. Quando parlo di tattico parlo di tattica individuale, ma è stato fatto proprio sulla formazione caratteriale, della disponibilità, del sapersi rapportare. È stato fatto uno studio ed è uscito fuori, sono usciti fuori, chiedo scusa, questi 6 nomi, uno per ogni categoria, alla quale io con i miei collaboratori abbiamo scelto questi 6 bambini. L'ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica Eden Boys Statte, compie 30 anni, un momento importante non solo per l'associazione ma per tutta la comunità statese. Sindaco, il suo stato d'animo vedendo in questi bambini, coloro i quali sono i portavoce di certi valori, quei valori che solo lo sport sa insegnare ed infondere. 30 anni non si costruiscono così, una realtà, un fiore all'occhiello per la comunità statese. Io non posso che fare onore e ringraziare sia Armando Lucchese che Cataldo Lucchese, dei bambini che vengono qui a divertirsi ma imparano. Armando usufruisce anche delle nostre palestre. Io vorrei ricordare a tutti che la comunità statese ha 3 scuole, 3 palestre, 3 fiori all'occhiello che vengono usate da tutte le associazioni sportive di Statte, e quindi un paese che cresce, lo sport che cresce, e quando cresce lo sport cresce l'amicizia, cresce l'unità, cresce la condivisione tra i ragazzi, che è la cosa più bella che possa esistere in una realtà. Lo sport è sano, lo sport è vita, lo sport è lungimiranza. A Statte ci sono degli atleti che sono a livelli regionali, abbiamo una realtà che è il calcio a 5 femminile, che porta il nome di Statte in tutta Italia e per alcuni momenti anche in Europa, e quindi non possiamo che essere fieri ed orgogliosi dello sport a Statte. Monica D'Ippolito, assessore allo sport del comune di Statte. Beh, questi 30 anni della SD Eden Boys, un momento importante, perché poi lo sport non è solo quello dei grandi campioni, quello dei calciatori plurimilionari di euro, ma i valori dello sport si vedono nella pratica di questi bambini. Certo, il valore dello sport parte proprio dalla pratica sportiva, dal divertimento che si prova a trasferire nelle attività con i bambini. Qui 30 anni di sport, si è partiti da una struttura minima e con un numero basso di iscritti sicuramente, magari anche come realtà negli anni passati è ben diversa. Oggi c'è una cultura sportiva a partire già dai ragazzini ad arrivare agli adulti, anche i nonnini se vogliamo, ben diversa, dove lo sport è sicuramente benessere fisico ma anche un distrarre il bambino di quello che può essere lo stare anche a casa davanti al PC o ai cartoni e quant'altro, che se vogliamo distrugge anche un attimino i ragazzi. Quindi divertimento, sport, sicuramente sport fatto in maniera pulita, educativa e di crescita sicuramente. Ci siamo, rieccoci con la seconda parte di Polifemo, una puntata particolare dedicata all'associazione sportiva Eden Boys di Statte. Stiamo festeggiando così i 30 anni di attività di questa realtà sportiva che si occupa di calcio e mini basket. Beh, siamo in questa splendida location di Quis Ut Deus, Crispiano Taranto. Una bella serata, l'estate si volge al termine, però ancora questi scampoli di fresco in una torrida estate ci volevano. Ora facciamo, questa è la seconda parte, facciamo un giro, riprendiamo il giro con i nostri amici, ma soprattutto poi voglio dare spazio a loro, i bimbi, i protagonisti. I protagonisti. E allora Gianni Protopapa, parliamo un po', istruttore di calcio e responsabile dei social. Ecco, l'età in cui ci si può iscrivere, le fasce, diciamo, di età. Allora, la fascia d'età
può variare, ma di regola si parte dai 4-5 anni a salire, e ovviamente poi in base anche a quanto un bambino è portato per divertirsi giocando a calcio, ma ci sono tantissimi bambini che possono iniziare anche più tardi e comunque riescono ad apprendere molto, molto più facilmente di rispetto a un bambino che magari è ancora più piccolo, ma questo è soggettivo per ogni bambino. Si parte da 4-5 anni a salire. Fino a? Fino agli allievi che... 16 anni. 15-16 anni. Avete anche ragazzi, si stanno formando, no? le nuove leve, le nuove... dico le nuove... Ecco, certo. Giacomo Maggione, consideriamo quei ragazzi che magari, quei bambini che si, come dire, presentano qualche particolarità positiva, lasciano intravedere senza per carità voler sognare o farsi film, però diciamo che si intravede del talento. Poi magari possono arrivare gli osservatori di qualche grosso club. Come la mettiamo? Noi lasciamo comunque libero spazio all'esplodere di questi bambini, non richiediamo nulla assolutissimamente a queste società, perché ciò che noi ci inorgoglisce logicamente è quello di vedere un nostro piccolo atleta che è cresciuto nel tempo e che si sia poi rafforzato in società importanti, Serie B, Serie C, calcio a 5, Serie A, che ne abbiamo avuto delle ragazzine che poi hanno giocato in Serie A nel Real Statte, un'altra grossa realtà di Statte, infatti non è da poco, va, ha vinto tantissimi campionati, e lì c'è anche del nostro, ci sono state nostre atlete che hanno dato una grossa mano a questo exploit di questa società. E quindi, come dicevo prima, non ci sono richieste assurde o stop giusto per, no, sì. non esiste da parte nostra. Però chiaramente c'è la necessità anche di, se arriva il talent scout, no? L'osservatore, lì poi magari sicuramente coinvolgete le famiglie, vedete che è arrivato il talent scout, lo scopritore di talenti del Milan, della Juventus, di una maggiore squadra pugliese, del Bari, tanto per dirne una, sì. E che vuoi fare? Lo lasciamo libero di andare dove vuole, tranquillamente, noi le liberatorie le firmiamo tranquillamente, perché quella in pratica... la società sì, funziona in questa maniera qui. In pratica le società, per liberare il ragazzo che entra in una formazione diversa da quella che ha fatto precedentemente, c'è da pagare un cosiddetto premio di valorizzazione, formazione. Beh, questo premio a noi non ci interessa, non ci è mai interessato in passato, certo. È una forma che il nostro... io lo chiamo zio Armando, perché è una persona a parte anziana, ma molto molto squisita, e che comunque è un suo credo, cioè quello di non lasciare libero il ragazzo, sì, sì, che possa avere questa possibilità, perché certo. Bloccarlo? Perché? Certo. E allora spostiamoci al settore basket, abbiamo invertito, bimbi. Per favore, dai. Questi colori sembrano il Brasile, dei piccoli brasiliani, poi ne parleremo. Anzi no, mi chiedo scusa, direi, ecco, se posso, il microfono, ecco. Ah, dato che... perché se no i grandi dominano invece. E allora, bimbi, chi se la sente di dire qualcosa può parlare liberamente. Iniziamo da quelli un po' più vivaci, un po' più aperti. Come ti chiami? Riccardo, e poi? Russo. Ti piace il calcio? Come ti trovi con questa scuola? Bene. Quanti anni hai? 5 e mezzo. Come? 5 anni, piccolino. 5 e mezzo. Tu 5 e mezzo? Cinque. No, lui. E tu invece come si arrabbia? 5. Qual è il campione?
Quale campione vorresti copiare? Chi ti piace di più? Messi, Ronaldo, Dybala, chi ti piace? Dybala. Bravo, e beh, anche perché Paolo Dybala, beh, vabbè, non lo dico da juventino, ma però ecco, è un ragazzo che, diciamo, incarna un po' quel rapporto umano, perché molti campioni invece sono, sì, così, ha quel tratto, diciamo, umano, che mi ricorda un po' Alessandro Del Piero. Perfetto. Ecco, io ho notato questa, anche quei campioni con la loro genuinità, come Totti, no? Non come Bonucci, che all'improvviso diventa capitano del Milan. Ma chissà ora che mi sono combinato, cosa ho combinato stasera. Vabbè. Allora, altri bambini? Chi vuol parlare? Ivan. No, puoi parlare, Ivan. Il biondino qui dietro. Parla, non aver paura. Mi chiamo Enrico. Guarda la telecamera, Enrico. Mi chiamo Enrico. Ho 10 anni. Ho iniziato ad andare a questa scuola a calcio l'anno scorso e mi trovo bene. Va bene. Higuain, il pipita. Vai, Giacomo. Io mi chiamo Jacopo e ho 10 anni e mezzo e questo è il secondo anno che vado in questa scuola a calcio. Ok. E mi trovo bene. Va bene. Ora, nella... Poi fra un po', prima di andare in pubblicità, sentiamo, perché sul lato, il mio lato destro, vedo quelli un po' più grandicelli e quindi lì si incomincia a intravedere qualcosa, chissà, chissà. E allora riprendiamo, dicevo, da Vincenzo Castiello, responsabile settore mini basket. Qual è stata la tua più grande soddisfazione, o diciamo quelle soddisfazioni maggiori, quelle cose per le quali dice ma sì, vale la pena sacrificarsi, perché poi voi lo fate ovviamente con passione e senza scopo di lucro, ma quelle soddisfazioni morali che vi danno la spinta ad andare avanti? Beh, sicuramente è stato il successo che abbiamo ottenuto, diciamo che con l'impegno che ci stiamo mettendo per creare questo movimento a statte, diciamo, che non è politico ma è sportivo, da precisare, perché noi, certo, non vogliamo fare nessun movimento politico, ma no, sportivo, ci mancherebbe, diciamo, e vedere la gente che ci segue, come potete vedere stasera, io non mi sarei aspettato tanti bambini e tanti genitori appresso a noi per fare questa trasmissione, diciamo, questa è la cosa più bella, che è il nostro risultato. Questo, diciamo, ci dà molta soddisfazione del lavoro che stiamo svolgendo e ci dà la carica per affrontare, diciamo, un altro anno sportivo intenso di impegno, sicuramente. E allora passiamo il microfono è già microfonato. Alessandro Murianni, da quanti anni così sei dei loro, sei della S Eden, sì, Boys Statte? E così, quali esperienze, insomma, ti hanno colpito? Allora, dell'S The Boys Statte faccio parte 2 anni e mezzo circa, però noi ci conosciamo da piccolini, da bambini, dall'età dei 5-6 anni che ci conosciamo, che abbiamo giocato insieme, quindi è una passione che ci portiamo dietro da piccoli, anche insieme a tutti gli altri istruttori. Siamo un gruppo, diciamo, che ci siamo ritrovati grazie a Vincenzo e Damiano, e quindi ci sono altri due istruttori come Gianluca e Carlo, c'è anche Mina, e diciamo che ci siamo ritrovati a seguire una passione che comunque avevamo da bambini. È un discorso molto che a noi ci prende dal profondo del cuore fare questa cosa. Anche perché quei bambini con cui voi vi interfacciate potrebbero essere anche i nostri, no, sono i ma nostri, dico, al di là di si ha un bambino, quindi, che in qualunque bambino o bambina si vede il proprio figlio, sì, no? Sì, sì, certo, no, ma ci sono anche i nostri figli di mezzo, quindi in ogni categoria ce l'abbiamo, quindi abbiamo quasi tutti maschi. Posso essere cattivello? Prego, qualcuno non è che vi dice ma il figlio del mister è no, un raccomandato, sto scherzando, tutti uguali, anzi magari loro subiscono di più i nostri figli. Ok, qua c'è la dinastia dei Maldini, per esempio, no? Nonno, sì, sì.
figlio, nipote, pronipote e quant'altro. E allora, Bullian, istruttore di calcio, Peppe Bullian, qualcosa che abbiamo parlato di cose belle, qualcosa che magari non in qualche tua esperienza ti ha colpito negativamente, cioè qualcosa che avresti voluto evitare, non per colpa tua, per carità, ma magari uno dice avrei voluto una cosa diversa. Qualcosa di diverso. Una domanda difficile, perché sennò poi si dice sì. No, tutto è bello, tutto no, intendo magari, ecco, per esempio, no? Sempre stiamo parlando sul piano così umano. Sicuramente. Il bambino che perde la partita, che magari aveva un'aspettativa e lo vedi piangere, no? Perché magari pensava, no? Di e poi dice si vede franare il mondo addosso e poi bisogna rincuorarlo, no? Eh sì, è capitato. Deve alzare la voce, se no non si sente. È capitato quest'anno qualche partita dove c'è stata qualche perdita, dove abbiamo perso qualche partita, purtroppo. Qualche bambino tipo Alessio si è messo a piangere perché abbiamo perso, perché non c'è stato. Ti dirò, non è facile rincuorarlo perché lo vedi proprio abbattuto. Ho pianto io dopo Cardiff. Noi pensate un po', se non possono piangere loro. Ci mancherebbe. Noi il nostro lo facciamo, però. E continuerai a piangere, dice Giacomo. Chissà. Vabbè. Non è facile. Dicevamo, ecco, queste aspettative, no? Perché poi magari il bambino crede, poi bisogna insegnargli a capire che la vita è fatta anche di sconfitte. Questo è un esempio, no? Cioè solo chi cade può risolgere. Dalle sconfitte si esce più forti. E allora, il microfono, permetti? Prego. Ecco, lo diamo, iniziamo dalle femminucce. Loro fanno mini basket. Presentatevi. Mi chiamo Francesca. Devi alzare la voce, Francesca. Guarda la telecamera, Francesca. Mi chiamo Francesca, ho 9 anni e pratico questo sport dall'anno scorso. E mi sono trovata molto bene e voglio continuare. Passiamola il microfono. Tu ti chiami? Sei proprio piccola? Giulia, quanti anni? Guarda Giulia, guarda la telecamera. Guarda quanto è brutto il nostro cameraman. Ho 6 anni e... Si è emozionato, dai. E ora tocca a loro, ai maschietti, quelli più grandicelli. Che età? Iniziamo. Un giro. Andrea. Uno per uno, dai. Andrea, ho 8 anni e pratico questo sport da quando? Non ti ricordi? No. Chiamiamo il suggeritore? Le pratico tanto. Ah, il papà. Il tuo figlio. Mi chiamo Vincenzo, sono molto felice per questo sport che mi ha. Ti attira? Che ti attira, che mi piace molto. E continuerai. Vabbè, certo, ci mancherebbe. E allora, lì ci sono i furbacchioni, quelli più grandi. Vai, dai. Io mi chiamo Antonio. Ho 11 anni e pratico questo sport da 7 anni. Dal primo anno mi sono trovato molto bene qui e spero di restare ancora un bel po' di tempo. Vediamo gli altri. Allora, vieni qui. Mi chiamo Marco, ho 12 anni e pratico questo sport da 8 anni e sono molto contento e spero di continuare. Andiamo avanti, li dobbiamo sentire tutti. Vai, Alessà, quel più bello scegliamo. Allora. Un po' cicciottello, Alessandro? Vabbè, dai, tutta salute. È play, è il nostro play. Ciao, sono Alessandro, ho 13 anni e in questo sport mi sono trovato molto bene. Nel primo anno non mi trovavo molto bene perché non avevo amici e non mi trovavo molto bene. Poi da seguire dagli anni mi sono trovato molto bene. Ok, andiamo avanti. Io sono Matteo Calcagnile. Ho 13 anni e frequento questo sport da 7 anni. Anch'io ho trovato una bellissima accoglienza e spero di continuare questo sport per molto tempo. Andiamo avanti. Alzati. Vai Stefano. Mi chiamo Stefano Tamburrino, ho 13 anni e frequento questo sport da oramai 6 anni, dopo aver passato 2 anni e mezzo a calcio.
fatto sono... il salto della quale, abbandonati il calcio in genere, hai avuto coraggio. Sì, sì. Ma lo segui il calcio o non tanto? No, io seguo molto il calcio, però pratico basket. Ha tradito il calcio. Bravo, bravo. Niente. Tranquillo, passa al tuo... Alzati. Io mi chiamo Andrea Mitrotti, ho 13 anni e pratico questo sport da un anno. Ho avuto una bellissima accoglienza l'anno scorso e spero di continuare così. Andiamo avanti. Mi chiamo Cosimo. Questo è bello alto, proprio un esempio come quelli di basket. Quanto sei alto tu? 1,85. Vedi, quanti anni hai detto? 13. Voglio arrivare a 2 metri. Vai, Cosimo. Invece sono Luca, 14 anni, e pratico questo sport più o meno da 5 anni. Mi sono trovato molto bene il primo anno e spero comunque di continuarlo. E concludiamo, tuo amico. Alessandro, fratello. Il mio nome è Alessandro, ho 10 anni e pratico da questo sport da 2 anni. E spero anche che questo sport io lo continuo. Mi ha quasi convinto a praticare questo sport mio fratello. Abbiamo la mascotte qua, eh? Fratello. Va bene. Abbiamo la mascotte qua. E allora facciamo così. Fra un po' faremo la terza e ultima parte. Ora però mandiamo una parte di quei contributi filmati che non abbiamo mandato nella prima parte, che risalgono a giugno, quando con le nostre telecamere abbiamo partecipato ai festeggiamenti per il 30° anno della S Eden Boys Statte. I contributi filmati e a seguire la pubblicità. Festeggiamenti a Statte per i 30 anni di vita dell'ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica Eden Boys. Scuola calcio, scuola basket, un momento davvero di gioia, un momento da condividere tra i più piccoli e tra quelli che sono gli organizzatori. Siamo qui con Damiano Cecere, lui è il dirigente responsabile della scuola basket. È bello che il basket si affianchi al calcio. Com'è il rapporto con i più piccoli? È bellissimo, consideri che noi come basket siamo nati da 5 anni e abbiamo deciso di partire dai bambini, ecco, creare i presupposti lavorando sui piccoli per poi entrare nei settori giovanili e affrontare un eventuale progetto di prima squadra. Attualmente i bambini sono la nostra base portante, sono la nostra forza e su quello noi stiamo investendo anche sul punto di vista della formazione. Ricordavo poc'anzi che forse siamo uno dei pochi centri mini basket che possiamo vantare 6 istruttori diciamo riconosciuti dalla Federazione Italiana Pallacanestro e ripeto, per noi il grande vanto è in solo 4 anni essere riusciti a mettere un movimento di quasi 120 bambini, che è veramente una grossa soddisfazione e credo che sia testimonianza del fatto che si stia lavorando. Ci possono essere delle promesse? Sono tutte delle promesse, quando sono bambini a noi piace, ci piace vedere a tutti come dei potenziali campioni. Questo è Riprenda. Allora, questa è la nostra, per noi i bambini sono tutti dei campioni. Noi con il basket, soprattutto col basket, sposando quelle che sono le linee della federazione, noi con i bambini giochiamo. Ci basiamo più su quello che è l'aspetto pedagogico, cerchiamo di emozionarli, di divertirli. E se c'è qualche campione, noi siamo contenti. I 30 anni di vita dell'Eden Boys Statte, siamo con il mister Bullian. Beh, vediamo delle piccole promesse, li abbiamo visti così piccoli con tanto di pergamena e di coppa, un auspicio per il futuro. Spero che questi bambini vanno avanti perché promettono bene, si comportano bene e... Per me promettono, quindi se seguiranno per i prossimi anni speriamo di avere dei piccoli campioncini, ecco, che già sono. Presentiamoli, vediamo se allora vincono la timidezza. Mi presento Vincenzo Rota. Vincenzo Rota. Guarda la telecamera. Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, dillo senza paura. Timido. Lo ti presento Angelo Carrino. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. E Gianmarco Locritani. Ciao ragazzi. In che ruolo giocano? Seppure parlare di ruoli con i più piccoli è prematuro. Questi diciamo che giocano a tutto campo, quindi non hanno problemi, anche se vogliono fare tutti gli attaccanti come pensano. Buffon prima di diventare portiere faceva l'attaccante. Però questi giocano da tutte le parti. Quindi vediamo in futuro dove possiamo collocarli. Per il resto, l'importante è che si divertano a questa età ancora. Deborah Artuso, assessore alla cultura del comune di Statte. Cultura deriva dall'etimologia latina colo, coltivare. E si coltivano i valori anche e soprattutto attraverso lo sport. Questi 30 anni dell'Eden Boys Statte hanno un significato che va oltre l'evento sportivo. Certo, innanzitutto la cultura dello sport è un valore a cui i ragazzi devono ispirarsi. Le associazioni come questa in questi anni hanno tirato su una generazione sana a Statte, che è qualcosa di cui il territorio ha bisogno. Educare i ragazzi al rispetto delle regole, all'importanza dell'esercizio fisico, lo stare insieme, e il condividere in una squadra dei valori è sicuramente un fattore culturale che come amministrazione vogliamo alimentare. Poi devo anche dire che ancora una volta le associazioni di Statte stanno dimostrando di essere delle realtà vive, capaci appunto di aggregare e di regalare all'amministrazione, in questo caso, momenti importanti per la socialità. Bene, rieccoci, terza e ultima parte di questa puntata di Polifemo dedicata all'associazione sportiva Eden Boys Statte, che ha festeggiato i 30 anni di attività. Ultimo giro, Gianni Protopapa, istruttore di calcio e responsabile dei social. Beh, non voglio fare domande perché certamente voi conoscete meglio di me gli argomenti da sviscerare, da trattare meglio. Quello che ritieni più meritevole di attenzione. Bimbi, ma vi faccio ridere? No, ah, lo so, è la mascotte. C'è un piccolo, c'è la mascotte, lo vedete che bel bambino. Mettetelo, Pivot, prendilo in braccio, fallo vedere alla telecamera. Vai Alessandro. No, no, tu lo devi prendere. Vai Alessandro. Ecco, guarda, fallo vedere. Vado. A posto. Bene, e allora, Gianni Protopapa. Io come argomento volevo parlare di una cosa che mi ha fatto veramente emozionare in questi anni. Guarda la telecamera però. Perché è da poco che sono entrato in questo mondo, non del calcio, ma come istruttore di scuola calcio, e in questi anni devo dire che vedendo un bambino anche dopo poche settimane, pochi giorni, imparare una cosa nuova, però imparare non seriamente, ma sempre divertendosi. Sì, no? In maniera così allegra, esatto. Leggera. È un'emozione che veramente ti prende. Sì, certo. Rimane veramente. Diciamo l'aspetto coltivo. Proprio umano, cioè il dire esatto. Ho seminato, esatto. E sto raccogliendo. E quello poi penso la funzione, la mission di chi insegna, degli istruttori. Sì. Perché grazie a Mister Giacomo, ma a tutto lo staff, hanno scelto da un qualche anno, mi hanno preso come una famiglia, in questa famiglia, come un figlio in questa famiglia, e sono veramente colpito da queste piccole cose che però... Ok, ti hanno colpito, si vede che è emozionato, anche nel parlare sì. Si vede. Giacomo, tu invece ti vedo più sciolto davanti alla telecamera. Insomma. Beh, no. Diamo a Giacomo qualche. Allora, Giacomo, cosa ci vuoi dire? Allora, io vorrei fare questa piccola introduzione. Lavoro in questa società da 4 anni, però a pieno ritmo ho iniziato a fare, diciamo, il responsabile di questa scuola 2 anni a questa parte, quando fui chiamato dal presidente, perché quel signore lì, oltre ad essere il responsabile del basket, è anche il presidente di questa società. Ah, ecco, e non ce l'hai detto. Lo sto dicendo adesso.
mi hanno chiamato. Mi Vincenzo Castelli, ho detto responsabile settore mini basket. È stata una mia pecca, scusami. No, per carità. Perdonami. Perché siete tutte persone umili, modeste nel cuore, e quindi chiaramente per voi i titoli non esistono, no, siete tutti uguali. Ecco. Quando mi hanno chiamato quel giorno dove mi volevano incaricare di questa, mi volevano coprire di questo incarico, l'unica cosa che mi hanno, io ho chiesto se c'erano dei vincoli, no? Per poter portare avanti il progetto o iniziare un nuovo progetto. E loro mi hanno semplicemente detto che l'unico vincolo che mi davano era quello che i bambini, tutti indistintamente, sia quello preparato che il bambino che ha avuto l'approccio per la prima volta nel mondo del calcio, di quello che non sa, non, abbiamo avuto anche bambini che non sapevano nemmeno che cos'era la palla per giocare a calcio, dovevano avere tutti la stessa possibilità di divertirsi e crescere. Come diceva Peppe, abbiamo avuto anche delle partite dove dei bambini hanno pianto perché noi abbiamo dato spazio a tutti, anche nelle partite difficili e importanti. Coinvolgere tutti, completamente, a discapito anche del risultato. Ok. Che passa in secondo piano. Che per me passa in secondo piano. Rispetto al valore formativo. Sì. Presidente, ti devo chiamare così. Allora, come si dirige questa barca? Questa barca non è facile dirigerla, però grazie. Quanti dirigenti siete? Diciamo dirigenti in senso di istruttori. Istruttori siamo solo del mini basket, come avevo detto prima, siamo sei. C'è la mia figura, c'è Alessandro Moriani, c'è Lucchese Cosima, che è mia moglie, Damiano Cecere, e ci sono i due fratelli, Santoro, Carlo e Gianluca, che corrono il settore giovanile, nel senso che comunque abbiamo creato anche un settore giovanile dove per dare la possibilità ai ragazzi di passare dal mini basket alla pallacanestro, alla vera pallacanestro. Infatti comunque noi affrontiamo campionati regionali della FIP con le categorie under 13, 14 e 15. Quindi fate anche qualche trasferta. Facciamo anche trasferte, diciamo, ci siamo tolte le nostre soddisfazioni di giocare anche a Mesagne, a Gioia del Colle, per la Puglia, diciamo, ci sono state belle soddisfazioni da parte dei nostri ragazzi. Alessandro Muriani. Sì, volevo ricordare che ad inaugurare la stagione sportiva, giorno 10 di settembre, ci sarà il quinto Memorial nella biopiazza di Statte, dove ci sono anche squadre. Ecco, noi precisiamo che siamo in registrazione, la puntata andrà in onda il 15, parliamo di un evento che sarà già avvenuto. Quindi diciamo apriremo la nostra stagione sportiva il 10 settembre con questo Memorial, dove ci saranno anche squadre che verranno anche dalla provincia, e quindi diciamo questo evento sta anche avendo i suoi bei risvolti, diciamo, con persone anche di qualità che vengono a giocare e quindi dare dimostrazione nella piazza, diciamo, tutto anche a scopo di beneficenza, certo, se ricordo giusto, Vincenzo? Locos, associazione Locos. Ok. E quindi tutto qui. Presidente, vuoi aggiungere qualcosa? Visto? Niente. Quest'anno nei nostri progetti, diciamo, visto i numeri dello scorso anno, abbiamo l'intenzione di iscrivere per la prima volta ai campionati gli esordienti femminili. Perché come avete detto ci sono delle ragazzine qui tra di noi, femminucce, e quindi quest'anno per la prima volta sicuramente affronteremo un campionato con il settore femminile. Concludiamo il nostro giro con Peppe Bullian, last but not least, istruttore di calcio. Ma i bambini litigano tra loro ogni tanto? Sì. Perché il calcio è anche agonismo, no? Come no? Qualche fallaccio, no, lo sgambetto. Magari sul chi deve battere il fallo laterale, ma sul fallaccio no. Se si arrabbia per chi deve battere il rigore, lo batti tu. No, sanno già come si devono comportare, ma sul fallo laterale ti dirò, litigano abbastanza. Da sopra. I piccolini sono così. Però poi voi dovete... Sì, ma fanno pace anche tra di loro.
perché adesso batte uno, adesso batte l'altro. E quindi, con la scuola ogni tanto i genitori dicono sì, ma magari mio figlio per giocare a calcio, per fare basket, vengono, e si distrae, dicono, studia di meno, e la maestra, i professori si lamentano. E siamo noi i primi a dire ai bambini che la prima cosa è la scuola e dopo viene il divertimento, certo, e tutto altro. Quindi siamo sempre noi a dire anche ragazzi studiate perché è molto importante, dopo viene il divertimento. Poi certo. Bene, una bella chiacchierata, simpatica, leggera, estiva, ma con tanti valori. I valori che lo sport sa dare, e il merito a voi che da padri di famiglia sapete interpretare questi valori e applicarli nella vita di tutti i giorni, perché istruire, fare attività di formazione a livello di calcio, a livello di basket, di mini basket, è una forma educativa nobile. Allora ringraziamo Gianni Protopapa, istruttore di calcio e responsabile social della S e del Boys Statte, Giacomo Francese, responsabile tecnico settore calcio. Abbiamo poi Alessandro Muriani, istruttore mini basket. Buonasera. Vincenzo Castiello, presidente dell'associazione sportiva nonché responsabile del settore mini basket. Peppe Bullian, istruttore di calcio. E grazie, loro a voi, i magnifici protagonisti di questa splendida serata. Ragazzi, anzi bimbi, ragazze, crescete così con i valori sani dello sport.